Boia, raga, benvenuti, bentornati in questo nuovo video. Io sono Erbacce, sono in compagnia di Davide Rune qua sotto, ma sono anche in compagnia per la prima volta dell'app sviluppatore, la cosiddetta Dev Build. Magari l'avrete già sentita da altri creator, è ciò che permette appunto ai creator di fare e registrare i contenuti in anteprima per provare tutte le interazioni delle carte che stanno per uscire con la nuova stagione. In questo caso, ragazzi, andremo a provare la nuova truppa delle torri, nonché la duchessa dei pugnali. Avete già visto qualcosa nell'ultimo video, un accenno di gameplay. Oggi invece andremo a provare proprio tutte le interazioni che ci vengono in mente nell'arco di un po' di minuti, insomma. Quindi pronto? Pronto, buon Runei? Prontissimo, prontissimo, È siamo già uscito un pronti. video anche sul suo canale, ragazzi, quindi il link è sempre in descrizione. Se volete supportarci con i nostri codici creatori, codice Batch, codice Davide Runei. E prima di iniziare subito con le interazioni, vi devo giusto mostrare, oltre alle info della carta della truppa stessa, giusto una cosettina, perché se voi accedete adesso, 1 aprile, nuova stagione in-game, vi ritroverete esattamente questo bel pulsante sotto al pulsante dei Lucky Drops, esattamente qua, ragazzi. Voi non dovete far altro che ritirare la Duchessa dei Pugnali in maniera completamente gratuita e l'andrete a sbloccare così facendo. Visto che l'abbiamo appena sbloccata, io in realtà già ce l'avevo ovviamente in questo caso, notiamo subito che la rarità è leggendaria. Quindi ragazzi, mi raccomando, giochi leggendari spero ve li siate tenuti perché li potrete assegnare alla duchessa. E fatemi sapere, grazie ai giochi leggendari, a che livello riuscirete a portarla. Andiamo giusto velocemente a vedere le sue statistiche, a livello 11 ovviamente, livello da torneo, e la cosa più importante da notare sono i punti ferita, 3204. Perché se noi li andiamo a confrontare con la principessa, il cannoniere Saga Pochi HP 2600 circa, la principessa ne ha 3052. Quindi ha quasi 200 HP in più della torre della principessa. A livello 11 poi chiaramente questo si estenderà anche per tutti i livelli fino a livello 15. Quindi ha veramente tanti HP. E perché ha così tanti HP? Dovrà avere qualche lacuna per forza di cose. Il cannoniere ha meno HP della princess perché fa più danno. Invece la duchessa perché? Andremo a scoprire adesso provandolo. Invece le altre cose da notare sono sicuramente il numero massimo di pugnali che vediamo per 8, quindi già anche dall'ultimo gameplay che avete visto, ovviamente va a sferrare questi pugnali per un massimo di 8 e questi pugnali verranno ricaricati, come vedete, esattamente accanto ogni 1,2 secondi, al quale però, come ha detto Rune nel suo video, una osservazione correttissima, dobbiamo sommare anche la velocità stessa del colpo, oltre a quanto ci mette per ricaricarlo, questo dopo che ha sferrato già gli 8 pugnali, no? Esatto. Questo con gli 8 pugnali si deve notare questa cosa. Quando magari la torre fa fatica con le unità che sono attaccate a torre, dobbiamo sommare i due tempi. Esattamente, e abbiamo 1,55 di secondi alla fine. Se andiamo direttamente a testare nell'arena, ci prepariamo qualche mazzo. Lasciate fare questo che era per le interazioni fatte da Davide. Adesso vediamo qualcosa di nuovo. Ragazzi, siamo dentro con la prima partita per testare le prime interazioni. Io ho subito un barile d'ossa, quindi vediamo un barile d'ossa. Ricordiamo, la duchessa sferra 8 pugnali, quindi il barile d'ossa lo fa fuori, mi sembra in tipo 5. Ok, 2 hit sono queste. Queste sono 2 hit, ragazzi. Queste sono 2 hit perché ha fatto in tempo anche a ricaricare dei pugnali. Mi sembra il tempo che il barile d'ossa sia esploso, no? Mentre esplodeva il barile d'ossa, lei ha ricaricato pure i pugnali. Ha fatto un lavoro che nessun'altra truppa delle torri riesce a fare contro il barile d'ossa. Il cannoniere, escludiamolo a priori. Questo ovviamente interazione solo con la torre. Poi più avanti faremo vedere anche qualcosa di una situazione un pochino più reale. Però per adesso, Giusto, esatto, bello. truppe lasciate a sé alla duchessa. Vabbè, strega se la magna proprio, raga. Anche se magari fatta un pochettino più dietro, già aveva qualche scheletrino a tankarla, no? Però poco sarebbe cambiato, penso. Le Wiz una hit, a vedere da come si sta comportando. Una hit le Wiz, ragazzi. Allora, tu hai qualcosa per difendermi in maniera soft dei barbari scelti? Perché lasciati da soli io penso che ti facciano molto male. Posso Però fare Principe Nero? Principe Nero penso che qui si comporterà. Ok. No, l'ho messo pure In male. realtà, no, in realtà l'hai fatto bene. Perché è come se avessi lasciato andare uno scelto e Ah, quello scelto ha dato una hit. vero. Quindi in realtà hai fatto il principe nero migliore che potessi fare per vedere questa interazione. Allora, faccio degli arcieri da dietro così poi ciclo l'evoluzione che voglio vedere come si comportano. I pipistrelli te li faccio tanto per, ma chiaramente vengono shottati perché c'ha 8 pugnali, quindi i pipistrelli sono 6. Se Invece vuoi posso farti miner spaccamuro, che dici? e proviamo la tronco. Ragazzi, Miner Spaccamuro ovviamente entra, interazione che abbiamo fatto vedere anche da Runi, però poi c'era venuto in mente
E se io ti facessi una tronco, soltanto una tronco, senza accompagnare con nient'altro, chiaramente quando si usa tronco spesso e volentieri si ha anche uno spirito o degli scheletrini o dei goblin, quindi si counta tranquillamente con tronco più una truppettina, il Magni spaccamuro. Però proviamo solo tronco, raga. Gli metto un po' in ritardo gli spaccamuro come si fa di solito. Gli faccio miner e dopo un po' gli spaccamuro, tipo ora. Ok, preparo già la Faccio la tronco. dirette fatta così. Bro, ma... Ok, neanche una hit. Ma Scusa, sbaglio, la prima volta che avevamo testato assieme arrivava sempre uno spaccamuro. sì, Però anche tu perché hai fatto gli comunque. spaccamuro un po' più in ritardo, giusto? Per questo. Sì, Ok. esatto. E chiaramente Ok. ricarica i pugnali. Quello Una è mongolfiera? sempre Una importante. mongolfiera? Una Vai. mongolfiera. Col cacciatore, quanti ti dà la mongolfiera col cacciatore? Due, penso, col cacciatore, Col cacciatore su. In che senso? eh? Ah, Col col cannoniere cannoniere, intendi? perdonami. Col Col cannoniere. cacciatore in che senso? Sì, Col cannoniere, col cannoniere. forse due, in realtà Col potrebbe cannoniere essere sì. due, eh? Con la duchessa una Vabbè. sola hit, raga. Difendendola con nient'altro. Soltanto la duchessa. Ok. Orda di sgherri. Orda di sgherri, Orda di ragazzi, a sgherri. torre. La shotta ogni Vai. volta con due hit. Quindi con i suoi otto pugnali riesce a farne fuori quattro, ovviamente. Preciso preciso. Gli altri due fa un pochettino fatica perché deve ricaricare colpi ogni 1,55 secondi, ma comunque... La gestiti bene, eh? Come nessun'altra truppa delle torri fa. Senti, a me adesso sorge una domanda spontanea. Chiaramente andremo ora al ciclo degli arcieri. Tu intanto sai qualcosa da fare. Posso farti. Ho trivello domatore da provare, farti provare. Ho Domatore, tornato. domatore, vai, fai solo domatore. Voglio vedere quante volte hitta. Beh, questa barriera d'ossa ce l'avevamo visto, ma è giusto per ciclare. Così che lui mi Sì. possa fare un barriera d'ossa libero. È un domatore libero, ok? Io lo lascio a sé, ragazzi. Ok, Allora, una hit. uno, due. Tre hit, no? O 4 anche, 4 hit. Sì, ma 4 hit, ragazzi. Già se avessi fatto una tronco, secondo me risparmiavo 2 hit. Già con una tronco, forse. Quindi Vero, molto vero, vero. interessante. Ok, facciamo invece dei pipistrelli. Vai. Facciamo scaricare la duchessa, i pugnali alla duchessa. E poi faccio una mongolfiera. Perché questo, ragazzi, sarà molto importante considerare, ovviamente, no? Far scaricare i pugnali alla duchessa e poi mettere altre truppe. Quindi sarà questo l'aspetto molto interessante. E Fammici infatti qua, provare. ragazzi, tra l'altro la mongolfiera l'ho fatta pure qualche secondo dopo e non assieme ai pazzi, quindi... Però già aveva scaricato diversi pugnali e la mongolfiera è stato 2 e sarebbe arrivata quella terza. Ok, Sì, esatto. ragazzi, seconda partita. Partita si fa per dire. Un campo di prova più che partita questo. E quindi nuove interazioni. Ok, vabbè, Vai. spaccamuro di Cycle, così poi ci farà vedere quelli evoluti. Cerbottaniere al ponte. Il cerbottaniere, visto il range, dovrebbe dare una hit, no? Sì, in teoria sì. Dovrebbe dare la Hit, hit. Una hit. ti metto la gang. Vediamo con la gang. La gang di Goblin. Ok, scarica 6 pugnali per i primi 3. Buonissima, raga. Perché 6 pugnali Buonissimo. per i primi 3 e poi Lancieri ne ha fatti fuori subito 2 perché aveva ancora quei pugnali. E l'ultimo, proprio un attimino che ricaricasse un pugnale, l'ha fatto fuori. Il miner. Clamoroso. Una. Due hit. 2 hit, raga. Cannoniere ne prende 3 dal miner. Il cannoniere ne prende 3, la duchessa 2. Draghi d'ossa, Metto il questa portale. molto Metto il portale. interessante. Tieni la centrale nel frattempo. Ok, aspetta. Prendo E il draghi d'ossa. io ho tolto la tornado. Ho fatto Hai l'errore di hittato togliere una la volta. tornado. Draghi d'ossa quanto ha nittato? Non ci ho mica fatto caso, sai. Scusa, hai hittato una volta. Ma cos'è No. successo? Ragazzi, questa interazione l'abbiamo provata anche nel video di Rooney. E i draghi d'ossa hanno fatto 4 hit. Cioè, un drago d'ossa in realtà. Il primo è morto agevolmente, il secondo è rimasto e ha hittato più volte. Dopo rivediamo, raga, perché ve lo garantisco, nel video di Rooney ha hittato molte più volte, qui una volta soltanto. Boscaiolo. Boscaiolo, che raga è molto veloce, quindi è interessante. Boscaiolo è una delle carte più veloci, sia nelle sue hit, sia proprio nella velocità di movimento. Okay. 2 hit, ragazzi, 2 hit. 2 hit, anche in questo caso la duchessa non ha rivali contro nessun'altra truppa delle torri per difendere un boscaiolo. Incredibile, un fantasma invece. Ma comunque la tornado ce l'ho, non so, l'avevo fatta, non so perché mi è arrivata soltanto adesso, non l'avevo notata prima nel cycle. La tornado ce l'ho nel deck, puoi farmi il domatore e vedere se riesco ad attivare. Intanto il fantasma 2 hit. 2 hit di fantasma, anche qua raga, incredibile, nessuna torre prende soltanto 2 hit, tornado ce l'ho già perfetta, andiamola a farla adesso. No, perfetta non era che ho preso la hit. Perfetta non era che ho preso la hit. Per Ok. fare vedere chiaramente che non attiviamo, ovviamente non si può più attivare. Sì. Penso che anche, nonostante abbia preso la hit, poco cambia. Cioè, non avrei mai attivato lo stesso. Che voglio Faccio la fare? gank, che già sappiamo hitta pochissimo. Però un cerbottaniere ricamuffato.
C'è il bottaniere ricamuffato, giustamente si diverte. Ecco, questa interazione, ragazzi, voi direte: beh, braccia, braccia, che braccia, braccia, grazie al capo. Metti chi c'è il bottaniere là dietro, è normale, ha scaricato tutti i pugnali, quello hitta. Però, ragazzi, è proprio questo che dovete capire. Vista così, la duchessa sembra fortissima. Ma se gli fate scaricare i pugnali, cioè, qui veramente cambierà il concetto. Cambierà parecchio. Nessuna truppa delle torri, chiaramente, ha questa interazione che. Potranno cambiare veramente tante cose, raga, tante cose, ma anche lo stile di gioco, cioè è lì che voglio arrivare, no? Cambierà anche uno stile di gioco, ci saranno nuovi mazzi secondo me, ecco, potrebbero uscire dei nuovi mazzi molto interessanti, e comunque alla fine, come il cannoniere soffre i deck bait, io penso che anche la duchessa andrà a soffrire tanto, forse soffre più i tank, in realtà, perché con i tank magari tankano appunto parecchi pugnali e nel frattempo che scarichi la duchessa, ecco, tipo un gigante cimitero secondo me può essere buono contro la duchessa. Per dire, Sì, e già è buono parecchio il gigante cimitero. Cimitero che dovresti avere te, che se non erro te l'ho fatta mettere nel mazzo. Quindi fammi una ormai. cimitero e vediamo come si comporta Da sola. la duchessa. Sì, una cimitero da sola. Ok, Vediamo. qua ha scaricato 3, 4 pugnali, 5 pugnali, 6 pugnali, 7 pugnali, 8 pugnali. E adesso fa molta fatica. Ma ti devo dire, in realtà prende più o meno quanto. Bro, in realtà è la miglior truppa anche contro la cimitero. Sì, è la. Raga, la principessa prende molti più danni. Con un minimo supporto, incredibile, veramente. Incredibile. Ciclo di spaccamuro così posso provare quelli Sì, eco. poi me ne fa Evo, Ok. perfetto. Metto la trivella dall'altra parte, fai il tronco, ce l'hai? Ok. Allora, trivela fammela sola prima. Poi ne cicli un'altra. Ah, no, sto finendo la partita, ok. Ti faccio una tronco. Fammi trivela, ti faccio una tronco e vediamo dopo quanto tempo posso farlo, ovviamente, questo è il concetto. Una hit, raga. Ti provo il monaco come dicevo poco fa. Allora, Oh, vai, vai. spingo il Rifletti, rifletti, abilità. Quanto più riflette, raga? Oh, la Madonna, bro. Ma quanti danni ha fatto? 400. 350 tipo. Sì, un Quasi 300, 400. un 350. Nessuna torre riflette così Sì, tanto, eh. Cioè, contro nessuna sì, sì. torre riflette così tanto il Monaco. Esatto. Oh. Chiaramente specifichiamo che dobbiamo fare l'abilità del monaco subito perché se riflettiamo tardi i colpi sono già finiti. Questo mi sembra abbastanza ovvio, però specifichiamo, Certo. giusto? Nuova best top per rune con Monaco Gigante Royale prossima season contro la duchessa. Vediamo. Se il monaco lo buffano ancora perché non è fortissimo. Ancora, nonostante il buff, tra l'altro. Ok, nuova partita. Vi spoileriamo subito che la rune è venuta un'idea interessante da provare. La gelo, ragazzi, in combo con una qualsiasi cosa. Dopo faremo gelo mongolfiera per vedere se sotto gelo la duchessa riesce a ricaricare i suoi colpi, i suoi pugnali. Ovviamente. Esatto. Allora, un mini pack al ponte. Un mini pack al ponte. Io penso una hit la debba dare almeno. Vai, vediamo. Sì. Oh, una hit però proprio. Cioè, lì proprio fai una minima. Anche uno spirito elettrico, eh. Fai anche uno spirito Chiaro. elettrico. E quella hit non te la fa mai proprio. Allora, pirotecnica al ponte non hitta. Pirotecnica al ponte non hitta. Chiaramente. Non fai tempo a hittare perché ha meno range del cerbottaniere che abbiamo visto prima. Però dopo proviamo ad attivare. Se Rune riesce ad attivare la centrale. Sì. Sì. La risposta è Ciclo da sì, gigante però con vediamo con proprio. quanta difficoltà. Scusami. Scusa, dicevo, voglio ciclare anche un po' di carte così poi ciclo anche l'evo, Vai, così vai, non vai, devo fare vai, fammi vedere vai. qualche interazione tu, vai. C'è qualcosa. Allora, ti metto mongolfiera a gelo, proviamo questa cosa Ce mongolfiera a l'hai gelo, già, ok? mongolfiera cero. Vai, vai, allora, proviamo mongolfiera a gelo, ragazzi. La mongolfiera, faccio scaricare i pugnali, devi vedere se i pugnali si ricaricano. Ok, fai Allora, scaricare un ciclo a po' di gelo, vai. pugnali, perfetto. Non ricaricano i No, non pugnali, si questo è ricaricano. interessante da sottolineare. Non si Non si ricaricano, ok, ricaricano. difendi. Regà, la gelo può essere molto forte, Ok, perfetta difesa. Molto forte. eh. Sì, cannone a rotelle. Vai, Cannone a adesso rotelle in teoria voglio fa difendere. male. Cioè, allora, fa Sì. male perché non lo difenderai. Ma come lo difendi con una qualsiasi cosa, lo distrai un nanosecondo, stradifendi alla grande. Quindi in realtà è ottima, secondo me, contro il cannone. In realtà, che basta che lo distrai un Ciclo. attimo. Prendiamo gli spaccamuro, li ciclo subito, così. Ok, Allora, devo mascalzoni al mangiare ponte. maiali. Proviamo Mascalzone. mascalzoni. Ok. Belli tosti, mascalzoni. Eh sì, Mascalzoni vanno cioè davvero. col bro che tanca davanti, quelli dietro si Sì. divertono, eh. Difendo perché qui prendevo la torre, quindi Sì, diciamo che sia. Madonna mia. Ok, Faccio uno cimitero? Tu prova a difendere un pochino, hai qualcosa, no? Proviamo così qualcosa c'ho, sì. tipo. Simuliamo un push. Madonna, ha sciolto il cavaliere. Una tronco ho fatto una tronco. Giusto. Una Ok, tronco ho fatto, non ho perfetto. fatto nient'altro. Vai, Fantasma lo sai che è fantasma. tonto. Fantasma è stupido, avrà ittato sì e no due scheletrini.
Perfetto, e adesso posso anche provare a difendere il gigante con la struttura per vedere l'altra torre che interviene e quanto appunto resisterà questo gigante. Ma con l'altra torre che interviene, raga, pochissimo, muore in un attimo adesso. I tank in Immagina. sé per sé con la struttura faranno molta fatica. Sì. Cioè, dobbiamo immaginare anche tutto questo con una minima truppa di supporter, perché se siamo nel per 2 di Lisir, un qualcosa di supporto al cannone, alla nostra struttura c'è sicuro, no? Questo è da sottolineare. Cioè, non dobbiamo lasciarlo al caso, Sì, comunque. ovviamente Cioè, ragazzi, noi l'altra. no, noi in questo momento facciamo vedere le interazioni singole, ma vogliamo fare una partita per chiudere? Possiamo chiudere con una partita? Vai, se vuoi, se. Chiudiamo con una Vai, partita. Mettiamo due vai, vai. mazzi meta nel meta attuale e vediamo interazioni che possono veramente esserci. Prescindere dall'esito, non ce ne frega, raga. Per vedere le interazioni, così per chiudere con una partita realistica, perché direi che di interazioni questi spaccamuri evoluti, ragazzi, non li abbiamo provati alla fine. Non li abbiamo provati. Spaccamuri evoluti alla fine. Gli spaccatori voluti, vabbè, però sul mio un accenno l'abbiamo visto, Sì, una dai, hit, cosa ragazzi, vuoi? vi spoilero. Interazione clamorosa comunque, raga, in maniera inaspettata. Ragazzi, ovviamente, prima che noi facciamo questa partita, volevamo invitare a supportare questo tipo di contenuti perché è una cosa nuova per entrambi. Ovviamente, sia io che lui siamo da pochissimo diventati super creator, quindi con la possibilità di fare questo tipo di contenuti e registrarli in anteprima. E quindi, se li volete vedere anche per le prossime stagioni, ovviamente adesso che usciranno nuove evoluzioni, potremo sempre adattarli alle evoluzioni, soprattutto che ce ne saranno una, se non due, fisse ad ogni season. Sappiamo che questa season ce n'è soltanto una, la season che deve iniziare, la season che inizierà la season di aprile. Ci sarà soltanto l'ariete da battaglia evoluta, ariete che purtroppo non sono riuscito a farvi il video, ma c'è il video invece sul canale di Runei. Comunque sì, appunto, se vi va a supportare con un like, almeno che capisco che possono interessarvi questi contenuti, e un'iscrizione, ragazzi. Adesso a partita io contro Runei, facciamo due mazzi al volo, stavolta un pochettino più sensati, e vediamo. Ok, io il mio mazzo l'ho fatto, lui anche c'è già. Ragazzi, ovviamente non abbiamo fatto due mazzi che potranno essere buoni contro la duchessa, ancora non lo sappiamo, dovremmo provare meglio. Però vediamo per testare una partita io contro Runei. Ok, duchessa per entrambi, ovviamente. Ok, le uniche emoticon che abbiamo praticamente su questi account. Però si possono mettere in realtà e potremmo pure metterle. Ah, è vero. Possiamo Sì, fare una dai, drill di qua. questa. Sapete, sai cosa? Io non so se riesco ad attivare la centrale contro la bandita, eh. Rischio di fare un grosso fail, non ci provo. Onestamente non me la voglio rischiare. No, davvero, Però, questo se spirito. invece il fantasma non lo faccio hittare a torre e ti faccio l'adornato prima che hitti torre, dovrei riuscire a mandarmelo esattamente sulla centrale. Se non lo fate chiaramente uscire, riesce ad attivare la centrale. Esatto, io guarda che cosa ho messo. Un bel bridge spam, eh? L'ariete voluto, Ah, proprio, l'ariete l'ariete voluta! voluto. Non ci ho pensato, potevo metterla pure io! No, l'ariete L'ariete voluto. voluta! Vabbè, almeno ci hai Ci pensato tu, sta, dai. proviamo. No, ci ho pensato io, ci ho pensato io. Ok. Te lo mando giusto qui e dovrebbe essere abbastanza buono. Una hit. Bello, una hit. Oh, interessante vedere Una queste hit ci può cose, vedi, stare. interessante. E la drill però la difendi molto bene. Mannaggia, ti sei messo il fantasma! Io la drill, eh? Guarda te che coincidenza! Vabbè. Ok, onestamente non abbiamo messo proprio le carte che danno più fastidio alla duchessa, eh? Vero, però Perché di possiamo cose fare qualcosa spam di non ne meglio. abbiamo molte. Ok, però adesso tiro fuori l'arma dal cilindro, dai. Però ti devo far danni. Aia. Una hit, va bene. Devo far danni, raga, che sta partita era troppo statica. Qualche danno andava pur fatto. Io potevo spammarti al ponte perché ho tirato tanti pugnali. Cosa ho sbagliato? Avevi il pugnale a zero. Cosa ho sbagliato? Avevi il Però pugnale a forse zero. quello di Elisir invece ne avevo. Allora, sappiamo che con l'arciere, che l'arciere. Oh, ok, never mind, non posso provare. Oh, wow. Qui guarda che ti faccio. Però la Tesla dovrebbe essere buona, no? Oh, raga, in Vediamo, un modo o sì. nell'altro sono riuscito a difendere, non so quanto. Ok, no, è difeso, è difeso. La Tesla difende bene. Sì. Ok. Oh, la duchessa, bro. Cazzo, cavolo fa la duchessa? È un po' scarica, era un po' scarica, eh? Scala Era un bro. po' scarica la bro. Tirato la prima zap male, non era tirata a torre. Ok. Qui, raga, l'arciere avrebbe dato una hit, ma ci basta distrarlo. Bene così, facciamo una Tesla Ok. d'attesa. La Queen, prima volta che me la metti, eh? Ah, vabbè, non c'è modo, Marco, ci faccio Sì, caso. prima volta che mi messo la Queen. Lui farà l'arciere magico, penso. Sì. Qui, ragazzi, prima Valchiria. volta che andiamo a mettere la Valchiria Evo. Buono, eh?
Possiamo fare anche una cosa di questo tipo. Bene, la Buono. duchessa che mi aiuta, eh. Duchessa interessante qui. Ok, la puliamo con la tronco. Ok. Facciamo un'altra tesla di attesa. Ok. Falchiere opposite lane dall'arciere. Duchessa ottima, ragazzi. Che adesso commentare ogni cosa che fa la duchessa è un po' complicato. Però comunque penso che sta dando una grossa mano, ogni volta. Buona tronco, raga. Buonissima abilità anche per lui. Se l'avessi fatto una tornado, potevo fartela, eh. Però. Ok. Comunque la duchessa sembra veramente che. Cioè, facciamo una fatica ad entrare. Vabbè che non abbiamo forse scelto i mazzi migliori per. Però facciamo una fatica. Cioè, i mazzi. A parte quelle hit che mi sono preso stupide col bombarolo, veramente anche io mi Sì, avessi sì. hittato poco, eh. Avremmo avuto gli stessi danni fatti, veramente. Vero, vero, incredibile. Incredibilmente. Sì. La duchessa mia è un po' scarica, vero? È un po' scarica o no? Sì, è full scarica. Non vedevo la barra quanto avesse di ricarica. Era scarichissima. Ok, Questa famiglia è già buttata. Però beh, ci sembra pensi te, Duchessa? scaricata. Io ho la duchessa completamente scarica. Non so, è da un sacco di tempo che è scarica la mia duchessa. Ok, grazie che mi hai dato un attimino di. Mi hai fatto respirare. Che. Povera duchessa. Ok. Ok. Te lo prende l'arciere da là. Mamma mia! Ma te l'ha preso da casa, te l'ha preso. Ma era Assurdo, guarda. stradistante. Vedete, qui si è Ok. visto poco, eh? Si è visto Sì, poco. non Bello, abbiamo scelto i mazzi più duchessa. adatti, eh. Però Duchessa in realtà, intanto cioè, era. si è visto poco perché erano dei mazzi. Abbiamo scelto dei mazzi perfetti in cui la duchessa è fortissima. Cioè, per questo si è visto poco. La duchessa, ragazzi, era fortissima qua. Lui si è preso i danni dal bombarolo. Cioè, il bombarolo, la duchessa non interviene. Che mi hitta dietro il ponte. Centrale attiva. È duchessa è una struttura, cioè neanche bridge spam. Io non potevo spammare anche con la tua duchessa scarica, perché è vero che avevi Valkyria, guardia, fine Avevo buone gestivo. difese, Ma avevo centrale subito buone attiva difese. è Tesla clamoroso, cioè non Sì, mi la via ricordo centrale nessuna. attivata all'inizio. Ragazzi, vi ripropongo, ovviamente, per supportare questi contenuti che abbiamo molto piacere avremo molto piacere a riportarvi e rune, vi basta un like. Noi ci vediamo con un nuovo video prestissimo. Ciao!